vieni via. E tu cerca di lasciarmi. Ma che vuoi? Che ti prende? Eh? Questa è la mia ragazza. E allora? Forza, vieni. Ah, ma guarda che tipo. Si può sapere che cosa ho fatto di male? Non posso neanche più ballare adesso. Non mi piace che tu balli in modo così provocante. Soprattutto con qui. Allora sei geloso. Sì, sono geloso. Non ne hai proprio motivo. Lo sai che voglio bene solo a te. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ci risiamo. Papà, ti devo parlare. Che c'è? Ho deciso. Che cosa? Voglio sposarmi. Sposarti? Ma se devi fare ancora l'università. Cosa c'entra questo? Ci sono tanti ragazzi della mia età che si sono già sposati. Qualcuno ha persino un figlio. E perché questa decisione improvvisa? Io amo Carmen e lei ama me e vogliamo vivere insieme. A quanto mi risulta è come se foste già insieme. A proposito, la vuoi smettere di andare su e giù con l'ascensore? Se vuoi fare l'amore con lei, portatela in camera tua. Ma lo sai che è una ragazza per bene. A letto non vuole venire, se non dopo le nozze. A letto no, in ascensore sì, eh? Strana moralità. Va, va. Hai ancora tempo per pensare al matrimonio. Pensa invece a studiare. Comunque io ho già deciso. Sì, sì, va bene. E allora, senti, se vuoi portare a spasso le ragazze, non prendere più la mia macchina, va bene? Sei sicuro che tu hai approvi? No, non sono sicuro. Ma farò di tutto perché acconsente. L'importante è che tu sia contenta di sposarmi. Ma certo che sono contenta. Ah. Mi vuoi bene davvero? Perché? Ne dubitavi? No, no. E dove vorresti andare in viaggio di nozze? Non lo so. Tu che ne pensi? Io veramente, se fosse per me, non vorrei muovermi da Rimini. Si sta così bene qui. È tutto così bello. Sì, d'accordo. Ma in un'occasione come questa vorrei cambiare. Io sto bene dovunque, purché insieme a te. Ma tu dove vorresti andare? Niente di preciso. Così, all'avventura. Affittiamo un camper, puntiamo un dito sulla carta e via. Certo, è divertente. Io direi meraviglioso. E quando pensi che dovremmo sposarci? Il tempo necessario per i documenti. Va bene, allora mi do subito da fare. E tu naturalmente fa altrettanto. Non perdiamo tempo. Che ne dici di questo? Sì, entriamo. Vorrei vedere un anello. Ma non abbiamo anelli per uomo. Ma è per lei. Ah, certo. E come lo desidera? Un bel anello. È per il fidanzamento. Guardi se trova qui qualcosa che le piace. Questo mi piace. E tu che ne dici? No. Sono d'accordo, ce ne sono di migliori. Provi questi. Queste sono ottime imitazioni, fanno la loro figura e le pietre sembrano vere. No, per il momento questo va bene. La cosa non è ancora ufficiale. Questo non è niente male. A me piace molto e a te piace, guarda. Sì, è bello. Ti sta bene. Senta, può dirmi quanto costa? 120.000. Sa, sono uno studente, può farmi uno sconto. 100.000. Grazie. Grazie a lei e tanti auguri. Molto gentile. E con questo anello io ti sposo. È così che si dice, vero? Già, è così. Sei tu che devi intervenire. Ma cosa vuoi che faccia? Harry non è più un bambino. Anch'io alla sua età mi davo molto da fare con le ragazze. Certamente io non lo facevo in ascensore, eh? Se continua questa storia, finiremo con il gestire un albergo a luci rosse.
Beh, non esageriamo, dai. Tutti siamo stati giovani. La cosa più importante oggi è togliergli dalla testa l'idea del matrimonio. Allora a questo pensaci tu. Sempre io, eh? Sei tu il padre? Sì. Davvero molto comodo. Quando pensi di rientrare? Fra qualche giorno, credo. Non appena mia sorella si sarà rimessa. Va bene, d'accordo, va bene. Ciao, ci sentiamo, ciao. Carmen è molto per bene, papà, anche se fa l'amore con me. Non è più il tempo in cui le ragazze arrivavano vergini al matrimonio. Lo so, d'accordo. Non ti riprovero il fatto di amare quella ragazza e di fare l'amore con lei. Sono cose queste che non mi riguardano. Ciò che invece non approvo è che tu voglia sposarla ora, quella ragazza. E perché? Perché non è il momento. Non lo è ancora. Prendi prima la laurea e poi fai quello che vuoi. Buonasera. Che sfighe. Peccato. È solo un piano. Il trucco ha funzionato. Ma l'hai visto? No, stasera no. A meno che non venga più tardi. Però è meglio che la lasci perdere, quella. Lui è innamorato fra di, cioè, ed è gelosissimo. Per me è una che ci sta e prima o poi quella me la faccio. Ma non ne sarei molto sicuro al posto tuo. Lo vedremo. Ci hanno provato in parecchi, ma sono andati tutti in bianco. Quanto scommetti? Io ci riesco, eh? Io non scommetto niente. Può anche darsi. Guarda però che a volte l'apparenza inganna. Sembra una ragazza facile, ma poi è una che per dartela ti fa sudare le proverbiali sette camicie. Io sono convinto che tu a letto non riuscirai a portarcela. Vedremo. Scusa un momento. Ci sono i miei amici. Vai pure. Devo parlarti. È una cosa riservata. Ma... Vieni, entriamo un momento. Ma no, ma sei matto. Solo un attimo. Non è il caso adesso. No. Non andare, entra un attimo solo. No, lasciami, no. Studenti. Uno di loro è al secondo anno di medicina. Quasi quasi scelgo anch'io questa facoltà. Non dirmi che vuoi diventare un dottore. Perché? Perché non voglio che tu veda altre donne nude all'infuori di me. E se anche fosse, ti sarei fedele. Sì, nei secoli. Come l'arma dei carabinieri. E tu mi sarai fedele? Certo. Ciao. Ciao.
Sai, ci ho pensato a lungo. Scelgo la facoltà di medicina. Chissà quante belle donne vedrai spogliate. In ogni paziente che farò spogliare vedrò te, amore. Anche negli uomini? Beh, quelli no. Non mi tradirai? Mai, te lo giuro. E l'anello? L'ho perso ieri. Dove? Non lo so, non lo so proprio. Mi dispiace davvero. Come mai ce l'ha quello lì? Quello chi? Quello. Ma che ne so, ci sono tanti anelli che si assomigliano. Sei stata con lui? No, insomma, lasciami stare. Eh sì, però tu non hai idea di quanto mi sia costato in parole e in quattrini per persuadere Carmen a non denunciarlo. L'ha ridotta un mascherone a furia di schiaffi. Per fortuna che si è lasciato convincere ad andare in Venezuela. Per un po' potrà stare da quella mia amica. Certo, poi ci penserà tuo fratello a dargli una mano all'università, dato che insegna proprio alla facoltà di medicina. Speriamo bene. Ci sono momenti nella vita in cui occorre avere il coraggio di prendere delle decisioni. Ed io l'ho presa. Me ne vado in Venezuela. Là studierò e prenderò la laurea. E sarà l'inizio di una nuova vita. Quella con Carmen è stata un'esperienza terribile che voglio dimenticare al più presto. D'ora in avanti tratterò le donne come meritano. Non voglio più farmi abbindolare da loro. Ecco fatto. Grazie. Hai preso tutto? Biglietto, passaporto, soldi? Certo. E vedi di studiare, figliolo. E di non pensare più alle ragazze. Almeno per il momento. Oh, e comportati bene, eh? Sta tranquillo, papà. Senti, mi raccomando, non farci fare brutta figura. Specialmente con l'amica di tua madre che ha consentito di ospitarti, va bene? È solo per il momento. Non dovrai restarci molto a lungo. Perché lo zio ti troverà presto una casa, eh? Sì, certo. Abbraccialo da parte nostra, va bene? D'accordo, papà. Ciao. 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 Buon viaggio. Grazie. Mi raccomando. Telefona subito, capito? Ricordati di scrivere, eh? Sì, ciao. Thank you.
conosco sua madre, si può dire, da sempre. Mi ha fatto un immenso piacere quando mi ha telefonato per dirmi di lei. Sono contenta che abbia pensato a me in questa circostanza. Sono davvero lieta di ospitarla. La ringrazio molto, signora. Consideri questa casa come la sua. Grazie, grazie tante. E così si è iscritto alla nostra università? Sì, l'ho fatto per facilitare il corso di laurea. Mio zio materno risiede da molti anni qui. Ed è uno dei docenti alla facoltà di medicina. Purtroppo non poteva ospitarmi perché è una casa molto piccola. Qui c'è molto posto. Inoltre, una presenza maschile in casa fa sempre piacere, dato che ci viviamo io e la mia figliastra. Così è il suo primo anno di medicina? Già. Auguri. Certo, vecchiano davvero. Come dice? Mi perdoni. Il fatto è che non mi aspettavo di trovarla così giovane. Perché mia madre mi aveva parlato di una sua vecchia amica e io pensavo che... Che fossi decrepita. No, non intendevo questo. Meno male. Venga che le faccio vedere la casa. Sì, certo, grazie. Che fa, non viene? Sì, vengo subito. Che ne dice? Ehi, fa venire voglia di fare un bel tuffo. È bellissimo. Mi dispiace di non averle detto che la sua stanza è a piano terra. Le risparmiamo di portare su e giù le valigie. Non importa, un po' d'esercizio fa sempre bene. Venga con me. Le piace? È molto bella, davvero. Spero che qui si trovi a suo agio, proprio come se fosse a casa sua. A più tardi, allora. Grazie. È arrivato l'ospite. Ah sì? E dov'è? È andato a farsi una doccia. La mia figliastra, Sheila. Mi chiamo Perry. Sì, lo so. Piacere. Piacere mio. Hai fatto un buon viaggio? Sì, grazie. Scusate, io vado a vestirmi. Faccia con comodo. Grazie, a dopo. Bel ragazzo, no? Niente male. Su, andiamo a tavola, ho fame. Con la morte di mio marito ho dovuto ridimensionare un po' tutto, anche per quanto riguarda la servitù. Oggi il personale costa caro e così cerchiamo di farcela da sole. Io e Sheila ce la caviamo abbastanza bene, lavoro di Sheila permettendo, naturalmente. È sempre molto indaffarata. Sì, e di che ti occupi? Sono in società con una mia amica, abbiamo un negozio di biancheria in una via commerciale. E ti piace questa attività? Oh, sì, certo. Sempre a contatto con sete preziose, ricami, pizzi, merletti maliziosi, rasi fruscianti. È come un mondo di favola per una donna. In certe occasioni anche per un uomo. Non le pare? Beh, sì. È tardi. Ci vediamo stasera. Ciao. Ciao. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Ciao. Vuole un caffè? No, grazie, signora. Se non le dispiace, vado in camera a studiare. Vada pure. E se ha bisogno di qualcosa, mi chiami. Non faccia complimenti. Molto gentile. Se vuoi sapere come la penso di lezioni come questa, dico che se ne potrebbe fare a meno. Sì, sono d'accordo. Potremmo impegnare meglio il nostro tempo. Allora, ragazzi, che ne dite? Si va al cinema questa sera? Io preferisco in discoteca. Ma sì, di film ce n'è abbastanza in televisione, no? E tu che fai? Vieni. No, non posso. Sono invitato a cena. E da chi, se lecito? Da certi conoscenti. Possibile che tutti i giorni tu debba avere una scusa per non venire con noi la sera? Ma non è una scusa. È la verità. Non posso proprio. Fai come vuoi. Se ci ripensi sai dove trovarci. D'accordo. Ah, non te lo chiedo più, eh? Ciao. 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 Ciao.
Ho mangiato davvero molto bene. Beh, ma perché non vuoi che ti aiuti? Perché queste non sono cose per te. Tu sei l'ospite e l'ospite è sacro. Ma a me farebbe piacere, davvero. E invece te ne stai lì tranquillo. E ti fumi la sigaretta in pace. Non esce più con i suoi amici, Perry? Non ho voglia. E perché? Mi annoiano. La tua straordinaria bellezza mi turba e mi confonde sempre più. Ed io non riesco a staccare il mio sguardo da te. Vorrei abbracciarti, baciarti, fare all'amore con te, come lo faccio nei miei sogni. Soltanto nei miei sogni, purtroppo. Ti amo e ti desidero, Sheila. Ma non oso neppure confessarti. Ma che ti succede? Niente, perché? Non ti si vede più la sera, e neppure il sabato e la domenica. Perché non esci più con noi, eh? Così. Ti sei fatto la ragazza? No. Ah, su, di la verità, è così, eh? È per questo allora che non ti si vede più. Già, cerco di stare sempre in sua compagnia. E fai bene. E com'è, è bella? Bellissima. E allora datti da fare, sotto. Non è così facile. E tu provaci invece, vedrai. Forza allora. Ancora qui voi due? Sono già entrati tutti in aula. Su, sbrigatevi. Che cosa ci fai da queste parti? Sono venuto a prenderti. Forse ti dispiace. No, ma perché? Sono in casa tua da 3 settimane e non sono ancora riuscito a parlarti. Ma non parliamo a casa. Intendo parlarti da sola, senza la presenza della tua madrina. Ah, capisco. Sai, vorrei stare un po' con te. Facciamo 2 passi. Se ti fa piacere. Linda, mi assento un attimo, eh? Allora, cosa vorresti dirmi di speciale? Di speciale niente. All'infuori che sto bene in tua compagnia. Perché? Perché sei una ragazza per bene. E chi te l'ha detto? Nessuno, ma lo sento. Perché tu sei bella dentro e fuori, ne sono sicura. E tu che cosa preferisci, il dentro o il fuori? Beh, tutti e due. Scusami, Perry, ma adesso devo andare. Non vieni a casa a pranzo? No, oggi no. Dillo tu a Lori, per favore. Ci vediamo stasera. Oh, non ti ho chiesto come vanno gli studi? Bene. Ciao. Sei ogni giorno più svogliato. E tutto questo è a scapito dell'apprendimento. Se vai avanti così, addio laurea. Non posso fare molto per te. Vedi, ho dovuto già dire una bugia a tua madre. Sappi che non intendo continuare a mentire. E ricordati della cosa più importante. Fare esercitazione. Impegnati. D'accordo. Sì? Perry, ho bisogno di lei. Mi dica, signora, che cosa posso fare? Sheila sta poco bene, vorrei che venisse a visitarla. Ma veramente io sono solo uno studente. Il nostro medico è in ferie. In fondo lei studia medicina. Beh, sì. E ricordati di fare esercitazione. Allora, forza, venga. Su, non si faccia pregare. Va bene, signora. Sarò da Sheila tra un attimo. Vado a vestire. Non è il caso che si vesta per questo. Lei è come uno di famiglia. Su, vada da Sheila, per favore. Sai come diceva Ippocrate? Buon paziente fa il buon medico. Il polso è un po' accelerato. Ti fa male da qualche parte? No. Trentasette e due. Ora scopriti la schiena. Dai. Su, respira forte. Ancora. Ma quanto dura questa visita? Ma che ne sta facendo? Un check-up? Ho finito. Allora, cos'ha? Niente. Solo un po' di febbre dovuta a stanchezza. Penso a stress da lavoro.
Le dia un'aspirina e la lasci riposare. Grazie, dottore. Oh, non usciva più. Nessun dottore prima d'ora mi ha mai visitato con tanta cura e attenzione. Allora è bravo. Ma io che ne so, mi ha guardata e toccata dappertutto. Gli serve anche per fare pratica, è ancora uno studente. Sarà, ma a me è sembrato più un pomicione che un dottore. Ho dovuto fare sforzi violenti su me stesso per non accarezzarla e baciarla come avrei voluto. Anche se le mie carezze, poco dottorali, sembravano lasciarla indifferente. Ciao. Ciao. Questo è quello che piace a te. Credo piacerà anche a lei, Perry. L'arrosto com'era? Ah, veramente squisito. Lei è un'ottima cuoca, signora. Grazie. Il guaio è che se si mangia troppo bene si finisce con l'ingrassare e tu dovresti saperlo. Ma no, dai, tu sei sempre preoccupata di ingrassare e invece il tuo peso è perfetto. Non un grammo di più, non un grammo di meno. E credo che Perry sia d'accordo con me. Oh, scusatemi. Mi sconvolge il pensiero di lei qui, a pochi metri da me, nella camera a fianco. Se incontri qualche ragazza, cerca di non innamorartene questa volta. Ascolta la tua mammina. Sì, mamma. Possibile che tu non sia capace di dirle che ti sei innamorato di lei? Sì, mi manca il coraggio. Divento timido davanti a lei. È una ragazza pulita, seria. Sembrano tutte così, poi... Di lei sono proprio sicuro. Questa volta non mi posso sbagliare. Sheila è una ragazza proprio per bene. Ecco così, brava. Bene. Ancora più provocante, eh? Aspetta, tira giù le mutandine. Così. Per favore, il solito giornale. Giovanotto, Giovanotto, il giornale. Ehi, Giovanotto. Sì, mi scusi, mi dia anche quella rivista. Niente male, eh? Beato chi se la fa. Ma è davvero lei o una che le somiglia? Mi sembra impossibile che sia Sheila, la ragazza dolce di cui mi sono innamorato. Anch'io quando andavo a scuola leggevo ad alta voce. Si impara meglio così. Beva questo, le farà bene. Grazie. È interessante l'anatomia, vero? Sì, molto. Non esageri, però.
È interessante l'anatomia, vero? Che abbia visto. Bene alzato. La colazione è pronta. Grazie, Sheila. È già uscita. Buongiorno. Buongiorno, signora. È già arrivata, Sheila? No, ha telefonato. Oggi non viene a pranzo. Buonasera. Buonasera. Se vuole ceniamo subito. Sheila non viene a cena. Come mai? Ha del lavoro straordinario. Deve fare l'inventario del negozio. Sheila sembra volermi evitare di proposito. Non capisco, dopo quello che c'è stato fra noi. Ma forse è proprio per questo motivo che lei adesso evita di incontrarsi con te. Ma perché? O ha paura di innamorarsi di te, oppure si è voluta togliere solamente una soddisfazione. E in questo caso, allora, amico mio, non c'è davvero più nessuna speranza per te. No. Credo che ti dovrai rassegnare. Non dovevi innamorarti, sai? Neanche per Sheila può essere stato solo uno sfizio. No, come non lo è stato per me. Non capisco. Sheila non mi rimane altro che il ricordo di una notte e la rivista che la ritrae. Ho strappato le pagine con le sue foto e le ho nascoste nel libro. Niente male, eh? Ti hai detto che non ti guarda neppure. Che cosa ti aspetti? Sì, lo so. Però io voglio vincere la sua indifferenza, la sua apatia. Quel ragazzo mi piace. Potrebbe essere tuo figlio. Sì, però non lo è.
Buonasera. Spero di non averla svegliata. Come mai tutto questo ritardo? Sono rimasto a studiare da un amico. Stai attento alle donne. Non farti abbindolare da loro. Dai retta alla mamma. Ero preoccupata. Aspettavo appunto che lei rientrasse. Oh, mi scusi. Credevo fosse già uscita. Volevo solo rifare il letto. Non dimenticare mai che le donne ne sanno sempre una più del diavolo. È la mamma che te lo dice. A dopo. È da qualche giorno che si esibisce con sguardi vogliosi ed atteggiamenti molto provocanti, con un sorriso decisamente ammiccante. Insomma, sta facendo tutto il possibile per riuscire ad eccitarti, no? Già, è così. Fin troppo sfacciata. E tu? Niente. Non la vedo e non la penso nemmeno. I miei pensieri sono per lei. Certo, per la figliastra, è vero? Sì, per lei. Per Sheila. Ah. Oh, mi scusi. Non va all'università oggi? No, non ho lezioni fino a lunedì. E cosa fa allora? Niente, mi riposo. Non esce con i suoi amici? No. Allora rimane a casa a studiare. Veramente non ne ho proprio voglia. Come avrà capito, non sono uno sgobbone. Le va di venire al mare con me? Perché no? Finalmente a casa, adesso ci vuole proprio una bella doccia. Allora, a dopo. Bene, a dopo. E così, non potendo soddisfarti con la figliastra, ti dai da fare con la madrina, è vero? Sì, è una donna molto calda, un amante ideale. Allora lascia stare le cose come stanno. No, questo non è possibile. Io amo troppo Sheila, lo sai, ma non vedo una via d'uscita. Non so proprio cosa dirti. Purtroppo, al cuore non si comanda, ma se fossi al tuo posto, forse... Cosa faresti? Beh, riserverei il cuore per la figliastra e il resto per la madrina. Ah. Sheila è gelosa di me. Lei cerca di non mostrarsi gelosa, ma a volte non ci riesce. E se è così, lasciala lei quel giovanotto, no? A Sheila non gliene è mai importato niente. Non capisco perché adesso... Guarda questo com'è sexy. Non è vero?
E di questo che ti pare? Sempre a contatto con pizzi trasparenti, merletti maliziosi, indumenti provocanti, provocanti, provocanti. È proprio per non innamorarmene che ho evitato di incontrarlo dopo quella notte. Ho trovato persino la scusa dell'inventario del negozio per non rientrare a pranzo e a cena. Uscendo la mattina presto e rientrando la sera tardi. Adesso però questo suo rapporto con la mia matrigna mi dà enormemente fastidio. Non dirmi che sei gelosa di lei. Chissà, forse. Bene alzato. Buongiorno. Cosa fai con quella scala? Voglio cambiare la lampadina in camera, si è fulminata. Aspetta. No, no, non c'è bisogno. Vengo io. Va pure a dormire. Buonanotte. Attenta a non cadere. Stai tranquilla. Buonanotte. Buonanotte. Perry? Scusami, Perry. Che c'è? Mi occorre il tuo aiuto. Mi si è bruciata la lampadina in camera, vorrei cambiarla. Per favore, vieni a reggermi la scala. Sì, certo. Grazie. Facciamo in un momento. Non importa, non ho sonno. Strano, perché è un periodo che dormi poco. Che ne sai tu? Ma penso perché studi, o non è così? Sì, è così. Stai attento, però. A cosa? Beh, non bisogna mai esagerare in tutte le cose. Se lo dici tu. Lo sapevi che sono una brava elettricista? Beh, no. L'ho fatto così tante volte. No, non ti preoccupare, forse è meglio che la cambi. No, no, tu devi reggermi soltanto la scala, per favore. Dai, passami la lampadina, è lì sul comò. Sì. Ho detto lì sul comò. Hai visto che brava?
Buongiorno, signora. Mi scusi, mi chiamo Billy. Sono un amico di Perry. Frequento l'università con lui. Cosa desidera? Dica. Ecco, Perry mi ha autorizzato a venire a riprendermi un libro che gli ho prestato. È in camera sua. Oggi devo studiare. Se lei non ha nulla in contrario, posso? Prego, si accomodi. Entri pure. Ecco, questa è la camera di Perry. Posso aiutarla? Che libro è? È un libro piuttosto grande, di anatomia. È una vera donna da letto. Ma che cos'è questa storia? Niente che ti riguardi, sono affari miei. È una vergogna! Ma non pensi che figura faremo se qualcuno dei nostri amici e conoscenti vedesse questa foto? Non c'è nulla di male in quello che faccio fuori casa e fuori orario di negozio. E lo faccio perché mi diverte e perché mi piace farmi fotografare nuda. E poi sono maggiorenne e sono libera di disporre sia del mio tempo che del mio corpo. Cerca di ricordarti però che vivi in un ambiente rispettabile dove non sono ammesse queste porcherie, hai capito? E facevi pure l'ingenua, la santarellina. Senti chi parla, anche tu non sei affatto quella che credevi. Cosa vuoi dire con questo? Che ti ho sentita quando ti sei fatta il ragazzino in bagno. Io in casa mia faccio quello che voglio e con chi voglio. E ti dico anche che questa mattina è venuto qui un amico di Perry, un certo Billy, abbiamo fatto l'amore. Che schifo! Ma si può sapere perché mi hai fatto venire fuori? Non potevamo parlare dentro. Che c'è di tanto importante? Cosa devi dire? Che sei un vigliacco. Sì, un vigliacco. Proprio tu, l'amico più caro che avevo. Hai tradito la mia fiducia, la mia amicizia. Ma che cazzo stai dicendo? Sei un mascalzone. Dovresti proprio vergognarti per quello che hai fatto. Io so tutto. So quello che hai fatto stamattina con la signora Lori. Oh, tutto qui. Non te lo ricordi? Me l'hai detto tu. Detto che cosa? Che diavolo ti stai inventando adesso? Si può sapere? Non mi sto inventando niente. Sei stato tu a dirmi che non ce la facevi più con le due donne contemporaneamente. E io, da buon amico, ho fatto quello che dovevo fare. Ti ho dato una mano. Ma poi che te ne importa? Hai sempre detto di essere innamorato della figliastra. Anzi, quando non ce la fai più con Sheila, me lo dici e io ti do una mano anche con lei, va bene? No, no, non ci siamo proprio. Cos'è che non va? Il finale. Questo finale non c'entra con il film. E cioè? Vedi, abbiamo raccontato una storia di sentimenti. D'accordo, ma dove c'è sentimento non è detto che non ci sia dramma. Quel finale è un vero e proprio pugno nello stomaco, ma perché non te ne vuoi rendere conto? Ma è coerente col personaggio che sbaglia sempre tutto. È questo che volevamo. Lo so. Ma vedi, lui sbaglia per inesperienza, per ingenuità, ma mai una volta per cattiveria. Non puoi farne certo un assassino. Sia pure involontario. Quelli che pagano sempre tutto sono appunto gli ingenui, i cosiddetti puri di cuore. Certo, forse nella vita sarà così. Sicuramente è come dici, ma un film è una favola di oggi. E come tutte le favole che si rispettano, ci vuole l'immancabile lieto fine. I nostri eroi vissero felici e contenti. Ci penserò. Adesso, pensa a me. Pensa.